Giovanni Guglielmo, com'è nata l'idea di questa mostra? Questa mostra è nata perché, oltre al fatto di aver già creato 12 quadri nel 1997, fatto una mostra al Teatro Vittorio Emanuele e poi a Taormina nel 2002, ho pensato di aggiungere a questo dei miti le leggende di Messina. Quindi ho composto questo insieme di tele e grafiche e in più i bozzetti dei quadri dei miti per creare una mostra più ampia e più documentata, ecco questo. Si può dire che i miti e le leggende sono importanti per l'identità del popolo messinese? Sì, è vero, sono molto importanti perché raccontano quello che è Madre Grifone, quello che è l'avare, il Vascelluzzo, la Madonna della Scala, tutte queste storie che sono raccontate con la pesce, San Francesco di Paola, sono tutte storie che i messinesi conoscono per sentito dire. Io invece li ho rappresentati graficamente e quindi penso che chi verrà a vedere le opere li riconosce sicuramente cosa volevo dire e cosa ho fatto. La mostra fino a quando sarà fruibile? La mostra fino al giorno 30 e forse, non sono sicuro, vogliono prorogarla anche fino a metà maggio.